Amiche ed amici, buongiorno. Avete passato una santa Pasqua? Avete grigliato i bambini, la suocera ieri a Pasquetta? Bene, oggi, esattamente come il 7 di gennaio, come il 1 di settembre, partono i buoni propositi per una remise in forma. Da oggi basta. Dopo la devastazione di questi giorni, dove abbiamo toccato il fondo, dobbiamo rimetterci in forma. Assolutamente. Peccato che questa promessa dura da anni, i chili anno dopo anno aumentano e non si trova mai la forza, il modo, il sistema per rimetterci in carreggiata. Oggi voglio parlarvi della pubblicità ingannevole. La pubblicità ingannevole non è soltanto quella delle creme dimagranti, delle pillole miracolose, delle panciere, sciogli grasso, dei leggings che vi alzano il culo. No, la pubblicità ingannevole è anche quella molto più subdola, molto più cheap, molto più che si insinua in maniera silente attraverso una rivista. Parlo di Silhouette e oggi vi parlo di come perdere 5 kg in un mese togliendo la cellulite con la dieta Carb Cycling. Ora, quante volte voi avete acquistato questi giornali proprio perché siete stati attratti da questi titoli roboanti? I 3 giorni detox, la dieta anticellulite, la dieta di Adele, la dieta del no carbs, la dieta vegan, la dieta a base di proteine, tutti questi metodi fantasmagorici che vi promettono miracoli. Allora, siccome la rivista costa 1,50 euro, ma vabbè, la prendo. Peccato che non riuscite a mettere in pratica neanche un giorno di quello che vi dicono, anche perché sono solitamente cose dette, ridette, stradette, che tutte voi conoscete perfettamente. Il problema non è quello che teoricamente si potrebbe sapere. Innanzitutto l'assoluto non esiste. Bisogna trovare un sistema che sia sostenibile per ogni persona. Se una persona esce al mattino per andare a lavorare e rientra la sera, come potete pensare che possa seguire un protocollo che preveda il peso degli alimenti? Per quanto tempo lo potrà seguire? Se una persona ha delle intolleranze, se una persona non mangia determinati alimenti, costringerli a mangiare determinate cose per dimagrire, lo potrà fare per quanto tempo? Per un mese, per 2 mesi e poi tornerà a mangiare velocemente e ancora più voracemente quello che ha sempre mangiato. Allora, il segreto non è la carb cycling, non è la Dukan, non è la dieta di Adele. Il segreto è trovare un sistema che sia sostenibile per ognuno di noi, che tenga conto del nostro stile di vita, dei nostri desideri, senza ovviamente eccedere al contrario. Quindi non mi puoi togliere il bicchiere di vino, ma io la pizza la devo mangiare per forza ogni sabato. C'è una sana via di mezzo. Se voi pensate anche quest'anno di mettervi a dieta dal 6 di aprile fino al 6 di giugno per essere presentabili in costume da bagno, anche quest'anno andrete in giro con il pareo allacciato in vita, perché fallirete. O decidete di fare un reale cambio di stile di vita, la parola dieta significa stile di vita, oppure anche quest'anno fallirete. Ed è inutile continuare a spendere soldi anche 1,50 euro alla volta e collezionare riviste che utilizzerete poi nel camino il prossimo inverno. Dovete capire che c'è un metodo, c'è un sistema, c'è una strategia che deve essere innanzitutto personalizzata. Prendete spunto da chi ce l'ha fatta. Migliaia di persone con me hanno raggiunto risultati straordinari. Provate a contattarle, guardate sulla pagina, provate a sentire da loro la loro esperienza e poi eventualmente decidete di provare, decidete di fare una consulenza per capire come funziona, per capire se è adatto a voi e se può essere sostenibile per voi. Ma non abboccate a questi piccoli ami che quotidianamente vi lanciano le panciere, i leggings, le creme, buttate via dei soldi e continuate a rimanere grassi e frustrati. Buona dieta a tutti.